ci raggiunse immediatamente con un bel elenco, anche lì più o meno misto. Abbiamo messo insieme le due cose e il 10 marzo del 92 nella sala il Lions Club Le Gravine ha compiuto 25 anni e ha festeggiato con una cerimonia presso il Palazzo della Cultura di Ginosa, alla presenza di autorità agonistiche e civili. Il presidente Giambattista Sassi ha raccontato la storia del club e l'impegno a favore dei cittadini e del paesaggio rupestre. Celebriamo oggi 25 anni di presenza del Lions Club a Ginosa, un traguardo importante perché sono 25 anni di presenza forte sul territorio, anni durante i quali i soci di questo club si sono spesi per organizzare numerosi service, sia a vantaggio del paesaggio rupestre, ricordiamo solo quelli fatti negli ultimi anni, subito dopo l'alluvione, subito dopo il crollo, il lavoro di monitoraggio, quindi un'attenzione continua, sia rivolti alla cittadinanza e al territorio, quindi sostanzialmente con finalità sociali. Il Lions Club rappresenta oggi a Ginosa l'associazione che può vantare la maggiore anzianità sul territorio. La presenza oggi del governatore, dei club di Matera e soprattutto della scuola in archeologia di Matera è funzionale all'ultimo lavoro che stiamo cercando di portare a compimento, che è quello della realizzazione di questa via di guidone che collegherà Taranto a Matera e poi da lì ad Altamura e Gravina soprattutto per il 2019, e a tutto il lavoro che vogliamo fare finalmente per arrivare ad una candidatura UNESCO del territorio di Ginosa e delle altre Gravine in simbiosi con il paesaggio culturale di Matera. Governatore, che cos'è il lionismo in Italia? I Lions sono l'associazione più grande del mondo di volontariato per il servizio. Sono presenti qui a Ginosa da 25 anni e sono onorato di essere qui a festeggiare il 25esimo compleanno di questo splendido club Ginosa Le Gravine. Noi siamo presenti da circa 60 anni in Puglia, ma da 100 anni a livello mondiale, da quando il 7 giugno del 1917 Melvin Jones fondò il primo club a Chicago. I Lions sono impegnati nella valorizzazione del territorio e qui abbiamo realizzato un gemellaggio dei club delle Gravine per la valorizzazione delle chiese rupestri e del paesaggio delle Gravine qui a Ginosa. Dottoressa Liliana Caruso, quali sono i requisiti che deve avere una persona per entrare nel Lions Club? Sullo statuto e sul regolamento è scritto che debba essere una persona, indipendentemente ovviamente dal sesso, dalla religione, di appartenenza, ma una persona che sia di ottime doti morali e che abbia soprattutto, che sia stimato nel territorio e che abbia la disponibilità al servizio. Non a caso infatti la nostra associazione ha come motto We Serve, quindi la disponibilità verso gli altri a rendere un pochino migliore il mondo nel quale noi viviamo e in particolar modo a servire quante più persone possibile. Infatti la sfida di service del centenario, noi festeggiamo il centenario della nostra associazione, porta proprio a servire 100 milioni di persone nel mondo nei quattro ambiti riguardante il cercare di alleviare la fame nel mondo, i giovani, l'ambiente, la tutela dell'ambiente e la difesa della vista. Quindi in questi quattro settori che noi dobbiamo entro la fine del 2018 impegnarci.